Om nom! Mangio! Mangio tutto io! Perché oggi potremo mangiare i mostri di Minecraft, tutti quanti, voglio dal primo all'ultimo! Tutto! Devi dare un pezzo anche a me! Non è giusto anche che io tutto voglio mangiare, anche se sto qua su! Che cos'è questo? Un totem di imbecilli? Bello! Bello! Ma artistico! Ma capo di l'hai visto? Bello! Il capo degli imbecilli! È proprio un totem di imbecilli! Ok, wow. Allora, come vi ho detto, oggi possiamo mangiarci tutti i mostri di Minecraft. Possiamo iniziare dai maiali, visto che ce ne sono tanti. Però, prima di tutto, un po' di legna. Sì, esatto, prendiamo un pochino di averi per partire col piede giusto. E io pure cerco in casa qualche carota, qualche bacchetto, qualche melina. Scusa, in che senso possiamo mangiare i mob? Come si fa? Allora, sei per caso un dissidente, non ti fidi di quello che io dico. No, non riesco a immaginare mangiare come al solito, che picchi un pollo, dà la ciccia e la cuoci. Te lo puoi mangiare tutto intero. Tutto il vostro intero, ma anche quelli cattivi. Ma veramente posso mangiare un pollo intero? Un pollo, un iron golem. Potremmo mangiare anche finanche l'ender dragon, tutto intero. Oh mio Dio, con quello ci fai un pasto che ti dura una vita. In un sol boccone se lo mangiamo. Però per prima cosa voglio mangiare il maiale. Ci stanno dei maiali in giro da qualche parte per caso magari? Li ho visti prima, dove siete piccolini? Allora venite tutti, andiamo a cercare i maiali che per primo. Ah, ce n'è uno qua, Lion. Sì, dove l'hai visto? Qua. Sei tu? Là, il maiale, l'hai visto? Là, non sono io. Mi indichi 10 direzioni, non lo so dov'è il maiale. Fermati, dov'è? Ma qui, è lì il maialino, l'ho visto. Ma uno è poco, ce ne servono di più di uno. Guarda che ce ne stanno due. Per il resto della famiglia. Ok, allora, c'ho anche un po' di ferro, per poi prendere una mannaia per macellare meglio i mostri. Ok, come ci dobbiamo comportare? Come funziona? Oddio. Allora, prima bisogna ammazzarli. Bisogna ammazzarli un po', non tanti, non dovrebbero servirne tantissimi, però qualche maialuzzo. Oddio, ecco qui. Cosa ho fatto? Allora, hai assorbito un maiale? Sì, ho preso questo. Oddio! Oh, lo tengo per le palle. Vabbè, avete capito. Il braccio infilato nel maiale. Sì, se anche voi volete tenere un maiale in questa maniera qui, scrivete nei commenti: io tengo il maiale. Io tengo di brutto il maiale. C'è l'emoji del maiale? Certo che c'è l'emoji del maiale. Perfetto, allora scrivete quella per tenere anche voi un maiale per le palline. Va bene, servono altri maiali però. Ce ne sono altri di maialini? Sì, ne ho visto un altro qua, Lion. Ma mi sa che ce ne servirà più di un altro. Perché dobbiamo prendere la carne. Qua sotto. Vado a vedere se c'è un altro allevamento di gatto. Vi prego. Vedete maialini bellissimi. Ci servono cronk, altre due pork chop crude. Quindi un altro maiale sta qua, l'ho visto. Vengo da te, my friend, anche se non sei bello da vedere. Come è possibile che spotto tutti i maiali? Mamma mia, ma sei un pig spotter, incredibile. Guarda qua, c'è qui c'era un altro. Ammazzalo. Ma io non li trovo. Altri due. Allora va bene, ce li abbiamo. Io. Però non stanno dando le pork choppe che ci servono a noi, sti porci maledetti. Dai! No, ma stanno dando sempre se loro stessi. No, a noi ci servono le pork chop. Perché non mi avete altri? Portatemi le pork chop immediatamente. Scusate. Vado a cercarle. Madonna, le vostre mammine in calore. Perché corro, maiali. No, raga, ma io sto prendendo soltanto. Ma se abbiamo fortuna le troviamo nelle casse. Non le stiamo trovando, my friend. Ma le ho trovate nelle casse. Qualcuno ha ammazzato qualche altro maiale, me ne mancano due, io dai. Io ci sto provando, non mi dà solo maiali. Ne sto ammazzando uno io. Please, per favore, servono tantissimo, cioè ci finisce che mangiamo prima il creeper. Ok, ho fatto danno. Sì, perfetto, due sono quelle che ci servono. Tornate al villaggio e datemi le pork chop. Grazie Alex, se non ci fossi stato te. Perché se io aspetto ad Anna, io posso morirci. Ma io ce l'ho una. Sì, Anna, se io aspetto ad Anna, io ci posso morire, Anna. Se io ti chiedo una cosa, tu me la devi dare subito. No, no, adesso. E poi di questa tua una cosa che mi hai dato, cosa me ne faccio? Mi ci sciacquo le balle. Ho pensato un sacco di maiali, No, questa volta sei un ingrato. No, sei un'ingrata. Perché se io mi affido a te, ti do la fiducia di chiederti una cosa e tu deludi ogni volta. E tu invece Facciamo le cose belle, ti prego. No. Dove Penso sono le tue pork chop? Non le ho trovate però. Uno schifo. Ho preso le cose di una cassa. Ci sono cose belle per te, tutte tue. Quindi cioè tu praticamente cosa hai fatto? Hai rubato da una cassa. Eh no, speravo ci fosse lì dentro. Mi dimostri di fare veramente schifo. No, ti prego.
Va bene. Comunque, per trasformare la crafting table in una crafting table per cibi di maialoidi, bisogna fare così, vedete? Cambiata. Oh, fighissimo! Faccio un punto interrogativo adesso, è bellissimo. Adesso, per fare il primo porchettone, bisogna mettere insieme le carote che piacciono tanto al maiale, più le pork chop, più infine il maiale che abbiamo preso prima. E ci viene fuori questo bellissimo maiale, che è uguale a quello di prima. È bellissimo! Però mangialo, è mangiabile, qualcosa. È molto buono. Cioè, tu puoi consumarlo? Sì, vedi? Posso... Fammelo consumare anche a me. No, perché tu... Anche a me un pezzo no, di allora, poche cioppe. Tu sei stato bravo, però gli altri no. Quindi Alex bravo, Anna non brava. Non brava Anna, non brava. Allora, vi do un incarico però. Tu vai in caverna, mi trovi delle ossa e delle frecce. Ossa di scheletro e frecce. Vado subito. Circa 4 e 4. Tu Anna invece mi devi trovare 8 carne di zombie. Vai anche tu in miniera. Però aspetta. Attaccati. Faccio finta di non aver sentito io. No, faccio finta. Se poi ci vado io. Ti sto dando anche la spada, Anna, perché non sia mai detto. Vado subito. Tieni. Va. Oh, vai, subito però. No! Anna l'ha rotto. Ma vabbè, facciamo finta che non è successo. Vai, 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 vai. 8 carni di zombie in fretta, non tra 10 minuti. Oh, veloce! È anche stregato. Veloce, io mi auguro che tu già abbia preso degli scheletri, perché sennò ti scheletro la madre. Sì, sì, li ho presi. Mi stanno sturando. Proviamo a mangiare il maiale, non l'abbiamo provato, vediamo che fa. Ah, che bello, puoi mangiarlo anche io. No! È finito. Era buono. Ma ti ha dato qualche effetto, qualcosa di gustoso e luculiano? Allora, io ho letto che mangiare le carote da ora in poi mi darà speed. Cioè io divento un maiale praticamente. Le carote mi fomentano, come a loro. Prova a mangiarne una. Non posso perché non ho fame. Ma io volevo vedere bene. Grazie Alex, non te l'avevo chiesto. Così magari hai fame, no? Sì, dai. C'ho fame no, basta, ho fame, un attimo, ma mi viene fame. Ecco, posso mangiare, vediamo. Funziona! Oddio, è vero, ma quanto è veloce! Speed! Ma che speed possente! Fai? Ma aspettate di vedere gli altri mostri che danno robe migliori. Allora, dammi un po'. Qua sotto c'è di tutto! Anna, portami ste carni di zombie immediatamente, perché ti giuro che ti massacro. Ti giuro che sono arrabbiati. Strecato, il pezzo di scheletro? Non me l'ha dato! Strecato, il pezzo di scheletro! Vado subito! Ma sono tanti, mi fanno paura! Ecco le carni di zombie! Tieni! E il pezzo di zombie? Non me l'ha dato. Dai, ma allora fate schifo. Ma scusa, ma ti porta le cose a metà qui. Dai. Proviamo. Provo il creeper. Ma tu, ma guarda, vi odio. Questo non deve esplodere, Questo non deve esplodere. Ti prego, non esplodere. Stai bene a distanza. Ma io il creeper ce l'ho io. No, il creeper lo prendo. No, io ti giuro, mi sto arrabbiando. Alex, Alex, ti rattieni. No, ti giuro, stanno essendo di un'inutilità. Di un'inutilità, ma veramente grossa, entrambi. Ho sentito anche esplodere, hai sentito tu? Tranquillo che io sto tornando con due scheletri. Li ho trovati due. Ma cosa succede? Stanno bombardando Minecraft. Anna! Ma sotto piano zeppo di creeper! Portami il pezzo di zombie, mannaggia te! Ci sto provando! Sono morta. Benissimo, no! Bravo. Tieni lo scheletro che è bellissimo. E se vuoi vado a prendere lo zombie. Grazie. Ritorno subito giù. Io ho preso il creeper adesso, che posso mangiarlo finalmente. Dai a me da mangiare. Questo è buono, perché posso esplodere proprio come un creeper. E non te lo do. E lo fai da noi. Questo è buono. Però fammi allontanare. Se esplodi è peggio. Quasi mi dispiace mangiarmelo adesso, perché è tanto bellino anche da tenere in mano così. Vabbè, lo tengo per magari un attimo. Magari ne facciamo un altro. Però, magari ci dai qualcosa no, anche a noi. Tu si è dimenticato di darmi le frecce. Non è vero. No, te le ho date me le ha date. Volevo vedere se eri attento. Volevo vedere se eri in guardia. Dai, io adesso ho paura, mi metti ansia. Allora, aspetta che qua dobbiamo fare l'inversione, credo, di tutti i blocchettini così. Ed eccolo qui, Edible Skeletons. Ah, questo è possente. Ma questo cosa fa? Questo ti dà un arco super possente, quindi buono. Pazzesco, dobbiamo mangiare subito. Quanti zombie ti servono? Uno, Anna. Te l'ho. Vieni. Anna, io ti giuro, lascio dare da mi Anna, sto arrabbiando. Allora, io adesso Lion is up for grabs. Che cosa vuol dire? Se avete circa la mia età e siete focose. Sto scherzando. No, Anna, sto scherzando. Sto scherzando. Però fai arrabbiare, perché uno ti chiede no, una cosa. Ma me ne sto andando, me ne sto. Ti do lo zombie, ma me ne vado, No, vabbè. Cioè, il video te lo finisci da solo. Ma no, era uno scherzo, Anna. Brutto, te lo finisci da solo. Era un innocente.
niente, scherzo, sai che non ti cambierei mai. Non me ne frega, accidenti, Dai, sai che non ti cambierei. Anche questo, non so se ti serve anche questo, anche questo. Basta, ciao. Vomitare, monnezza. Dai, no, basta. Anna, ciao. Non fare così. Dai. Non me ne frega, accidenti. Però sei stata lenta. Tanto la lenta. Prossima volta c'è, scendi te in quel putiferio che c'era là sotto. Alex, ammazza i polli intanto, che servono anche quelli. Sì, servono tante piume. A noi gli zombie, per gli scheletri e i creeper. Ok. Mi dai la spalina? Sì, tieni. Grazie. Ma chiede pure le cose, noi abbiamo fatto tutto da soli. Vabbè, non sia mai che i polli lo ammazzano. Ok, che sei scarso però. Va bene. E la carne dello zombie me l'avete data, grazie, giusto? Sì. Ok. Mi fai venire paura, smettila di dirlo. Eccolo qui, zombie mangiabile, che dà l'effetto di veleno ai mostri che tu colpisci. Buono, ottimo. Buono. Io non sono un mostro, non provarlo su di me. E Anna, visto che sei così... Dai, dillo. Acida? Un po' acidicila. È quello che volevi dire? Un po' acidicila. Però ti regalo uno zombie mangiabile, così lo puoi mangiare e avrai anche tu questo superpotere, d'accordo? Oh, grazie, così poi ti pesto. Tienilo in mano, è un po' grande. Ti ci sta nella pancia, Anna, questo zombie? Non lo so, probabilmente no. Ah, e tu, strega, cosa vorresti? Lo scheletro bello. Lo scheletro bello, mi dispiace, ma mi hai portato poche ossa. Ce n'è solo uno, lo devo mangiare io. Ne ho un'altra ossa. Intanto possiamo andare a procacciare qualcos'altro? Dammi qualche pizza, Anna, per cortesia, che devo mangiare. Ok, basta, posso mangiare. Se vuoi te ne do anche un'altra. Ho preso tutto. Sto arrivando col pollo mangiabile. Sì, allora, skeleton bow. Cos'è quell'arco? Cioè, pazzesco. Power 255, punch 255, flame 255. È un po' un'esagerazione, però prendi, ci serve. Prendi in giro, è rotto. Mangio anche il creeper. No, è lontano. Proviamolo qui, ok? Come esplodi? No, aspetta. Bello! Possente. Ma ti fa male però, No, a me no, guarda un po'. Ma è bellissimo. A me va male. Manco la caduta mi fa danno. Bellissimo. Pa-pa-pam. Ma che bei salti. Ma è bello per scavare questo. Oh, è buonissimo per scavare questa roba qua. È meraviglioso questo. Non è solo bello, è proprio figo. Non come Streccatto che ci mette un'ora a portarti le cose. No, ma guarda che io ho visto una cosa proprio, sembra sugosa buona. Mamma mia, ce l'ho proprio qui davanti. Wow. Vorrei proprio dargli un morso. Oh, io. Perché l'hai fatto? Chi è stato? Cioè, ma sei stato tu! Io non ho fatto niente. Cos'è successo? Io ho dato un pugno a Stre. Io sono esploso! Ma anch'io sono esploso! Chi è la colpa? Ma che cavolo è successo? Che esplosi come? Allora, facciamo un contest. Adesso voi nei commenti indovinate di chi è stata la colpa dell'esplosione di prima. Perché l'abbiamo scoperto, lo sapete. L'abbiamo proprio scoperto. Indovinate un po'. Ma faccio schifo! Perdonami molto, no, ti giuro, sono lui. Un mostro. L'hai fatto esplodere, infatti. Perché? Ho dato solo un pugnetto, non a ho capito. A quanto pare, quando io mangio le cose, i poteri li dà a tutti. Quindi tutti quanti abbiamo i poteri che io ho mangiato. Mangio anche lo zombie, così ho anche il potere dello zombie. Mi serve io un po' di fame. Povermi. Tu sei espulso dall'avventura. Anna, dammi due pizze. Lontano. Ma ancora? Anch'io, se vuoi. Tranquilli, non fa nulla. Dai, il mio piatto preferito. Grazie, ecco. Ancora un pelino, basta così. Ok, ora mangio lo zombie. Adesso quando colpiamo. Ma adesso non ci possiamo più colpire, però. Oddio, che schifo, mi hai dato veleno. Buono. No, non attaccare. Dai, no, pestato, no, ti prego, maledetto. Terribile. Vai, ti devi proprio portare dietro questa piaga per tutte le generazioni future. Ma è un veleno fortissimo. Bene. Adesso facciamo anche il pollo. Questo non è commestibile, ma se io lo riempio di piume, non è commestibile lo stesso. Perché bisogna usare anche un altro. Non è che serve. E poi ti aiuto io, Lion. Me lo dovresti dire. Cos'è che serve? Devi mettere pollo, piuma, pollo. Piuma, pollo è inedibile quello là. Piuma. E poi pollo, piuma, pollo. Ah, quindi è quei polli. La prima riga è piuma, pollo. È pollo agli angoli, il resto piume. Mi state prendendo male. Sì, pollo, piuma, tua madre, ok. Pollo, piuma. Oh, capito. Questo ti permette di... ti dà slow falling, è buono. È anche bellissimo. Ok. Voglio farlo. Cos'era quel verso, Annina? Strozzata. Deficiente. Sì. Va bene. Adesso, per la mia vita. Per evolverci di nuovo... dobbiamo ammazzare un iron golem. E insieme... ce ne sono due laggiù. Adesso li andiamo a prendere. Questo arco servono poderoso. Anche i poppi. Stregato, tu non so se non l'hai capito. Cioè, quale parte tu del fatto che sei fuori non hai capito. Ma è giusto. Hai fatto danno, è giusto. Io voglio seguirvi. Ma nessuno vuole te. Niente. Ma l'hai sciolto. Non ci ha dato l'oggetto, però. Cioè, non ha
altro! Di qua! Allora questo qui lo provo ad ammazzare a spadate, così magari lo dà, perché quello è andato un po' in Cile, non vorrei con che... Con cattiveria! Però poi mi ammazza lui a me, non lo so, dov'è? Dov'è che stava? Era qui da qualche parte! No, è scomparso! Se n'è andato! Allora, se c'è una cosa che odio è quando qualcuno mi promette una cosa sotto, e sotto. Poi non la mantiene. Mangia il pollo, mangia il pollo! Ok, questo no, ce l'abbiamo. È andato! Ce l'ho. Ok, perfetto! Ecco. Avete tutto? Sì, abbiamo tutto. Adesso sto tornando indietro anche con questo. Questo secondo me è buono. Nel frattempo voi iniziate a entrare nell'Ether, disgraziati, no? Andate. Da soli? Certo, è con me. Ma in compagnia. Allora, ho chiesto lamentele? Ho chiesto no, di... No, non le chieste. No, siamo pronti sul pezzo. Partiamo immediatamente, capitano. Allora, mi serve... Sì, ok, vai immediatamente. Cioè, non so se hai capito, dopo. Però dovevi andare non già. Non vuoi compagnia? Anna rimane con me. Alex, sparisci? 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 Ciao, amici! Eh sì, ciao, ciao, ciao. No, buon divertimento! Ero convinto che fosse così. Invece non è così l'Iron Golem. Allora, devi fare, te lo dico io. Sei pronto? Sì, negli angoli i fiori, giusto? Esatto, negli angoli i fiori e dove è? Ferro. Ho fatto bene però. Ma sei nella crafting sbagliata, È vero, questa qui è! Mamma mia, Alex, se non ci fossi tu. Però vorresti. Ho visto che stai guardando quella lì. Vorresti forse dire che io ho sbagliato, per cui. No, assolutamente. Assolutamente non ho detto questo. Un po' di cafonaggine in te c'è, Vengo no, informato. Ma devi parlare in bocca. È grosso. Ma sei iperforte comunque. Beh, lo tengo anche a lui, lo sostengo per le palline. Oh, ovviamente voi nei commenti, anzi non nei commenti, voi che guardate il video, dovete mettere un bel pollice in su se volete che facciamo altri video dove esploriamo queste strane modifiche di Minecraft. Vi piacciono? So che vi ingrifano un bel po', quindi oh, dovete dimostrarlo. Mettete tutti i vostri forti pollici. Palpate il pollice, palpatelo. Oh, no. Fate proprio splanf. Pronti, mangio? Mangio minuto? Vai. Ok. Cosa fa questo? Vediamo. Allora, questo mi dà forza 6. Oddio. E anche il doppio della vita. Esagerato. Possente. Avete trovato le cose che mi servivano? No, anche non c'è. Allora, tu non hai chiesto ciò che ti serviva, ma io lo sapevo già. Ho il blaze, preso il tutto. Gas. Sì. Ah no, il gas no. L'ho fatto subito. Alex. Sono uno io, gas. Alex, che cosa ha detto? Che non lui non ha trovato niente. Gas. Bravo, sei un imbecille. Sei un imbecille. Non trovate una adesso. No, scusami. Alex, sei un imbecille. Io ho sgridato loro finora e tu mi hai detto che tu sei stato invece bravo. E tu cosa fai? Uguale? Sei scemo allora. No, non volevo, Laio. Sei scemo. Cosa pensi? Che io mi metta pena di te se fai questo tono? Puniscilo come hai punito noi. Umilialo come hai umiliato sì, noi. Allora, odialo come hai odiato noi. Adesso torni, dai le cose del gas e te ne vai nel Nether e non torni mai più. Sbrigati. Arrivo, sto arrivando. Bene, intanto io mi faccio il blaze. Stregato, cosa devo mettere negli angoli qui? La Ma powder? Te lo dico subito. Che bravo devi che sei. Devi mettere sì? la polvere di blaze agli angoli. Ti sei proprio riabilitato ai miei occhi, lo wow, sai? Che bello, ti prego, voglio fare cose belle, voglio mangiare anche io. Allora, questo qui da Fire Resistance illimitata. Buonissimo. Sì, è veramente buono questo, forse uno dei migliori. Scriveteci qual è il vostro preferito. Dai le cose e sparisci. Vieni. Oh, devi andare velocemente via perché ti giuro, sei veramente sempre. Una persona orribile. Io voglio vederti. Hai mangiato il Blaze? Ho mangiato il Blaze, molto buono. Sì. E hai Fire Resistance? Fire Resistance 6, bellissima, sì. No e no. Vabbè, vuol dire che questo... Quindi esplodiamo solo, cioè che schifo! Ah, sono escluso, che bello! Ma è perché non avete neanche la forza dei doppi cuori? No, qui non ce l'abbiamo! Ah, cavolo! Possiamo esplodere, però! Guarda, ti giuro, non mi ricordare perché sei stato stupido! Non me la fai finta di niente, pretendi che non sia stato te, almeno! Il Nether con me, così impari! Allora, facciamo il gas intanto, con la lacrima sopra... Con quello cosa fai? Sputi palle di fuoco? Lei non lo so fare, come... Te lo dico io! Vai Alex, vediamo se ti riabiliti ai miei occhi. Lacrima al centro, sopra, centro sì, alto sì. Sotto il gas e sotto la gunpowder. Gunpowder? Io non ne ho di gunpowder però. Come no? Te l'ho dato un po', aspetta te li do. Te l'ho dato anch'io un po'. Continuo a non averne. Ma com'è possibile? Te l'ho dato adesso. Ah, l'ho nascoste dietro il golem. Te l'ha mangiata tutta. Eccolo qui, allora con questo possiamo sparare. Credo le gust fireball. Oh mio Dio, è bellissimo. Lo mangio. Eccole, sono, sembrano palle di neve ma in realtà sono palle di neve. Sì. Beh, ma che lo devi shiftare? No, Lion, Lion, imbecille, te lo do io. Lion, io sono nel Nether, mi stai facendo sparare palle a spam. Non riesco a camminare. A
cioè sei tu. No, devi andare nel Nether per farlo. No, no, è Strecatto che spara le palle. Esci dal Nether, vieni da noi. Ma non gli hai spento il portale. Non fa niente, lo aprirà. Vabbè, uscendo. Lui è acceso. Credo che dopo questa ci manca soltanto più quella dell'Ender Dragon. In teoria quella suprema. Dovrebbe essere molto facile ucciderlo, perché noi abbiamo la potenza astrale. Chi è stato? Io volevo provare. Oh, vediamo. Oh, non guardare me. No, guardo di là. Ah, è vero. Ma lo faccio anch'io. Guardate. Adesso è Alex. Vabbè. Ma è bellissimo. Carino. Okay. Comandante. Adesso andiamo dall'Ender Dragon. Per finire, finalmente si mangia il piatto forte, il drago intero. Mamma mia, la portata principale. Questo che fa il drago? Ah, a te niente, mi auguro, perché veramente non meriti proprio niente. Non meriti niente, sei come Strecatto. Quasi peggio. Schifo. Quasi peggio di Strecatto. Allora, mettiamo le boccelle così. Poi insieme alle boccelle dovrebbe servire l'endstone, però non so l'ordine. Agli angoli l'endstone. Allora facciamo così. Ed eccolo qui. È di bolle Ender Dragon. Bellissimo. Proviamo. Mangia. Vediamo che fa. Mangia buonissimo. Porca porcona. Allora, mi mette la testa del drago in testa, mi dà l'elitra e credo che in qualche maniera io dovrei volare in modo infinito. Non mi pare però, eh. Ma magari puoi prendere il volo con il coso, con questi così, saltando col creeper. Insomma. Ma sei lentissimo. Perché ho slow falling. Vabbè, ho anche 5 file di cuori, quindi. Vabbè, le 5 file di cuori sono buone. Sì, sono molto buone. Peccato che non mi ha dato razzetti infiniti né altro, quindi un po' deludente. Immaginavo di più, sinceramente, dal drago. Magari c'è qualcosa che ci stiamo perdendo, non lo so, però mi sembra che sia proprio così. Vabbè. Perché è sempre deludente? E alla fine lascia sempre a desiderare, un po' come Alex, quando morirà rimarranno tutti male. Perché? Diranno perché non è successo prima. Vabbè, per oggi ci fermiamo. Ci salutiamo e ci vediamo stasera in live. Mi raccomando, mettete un pollice su al video per farci capire che volete vedere altri esperimenti come questo. E Lion out. Ciao.